INAIL pubblicato il nuovo bando ISI 2022 con 330 milioni di euro per le imprese che decidono di investire sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo del nuovo bando ISI 2022, per il quale l'INAIL ha deciso di stanziare 330 milioni di euro sotto forma di incentivi a fondo perduto per le aziende che decidono di realizzare progetti di prevenzione per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Non solo, l'obiettivo è anche quello di incoraggiare le micro e piccole imprese nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli ad acquistare nuovi macchinari e attrezzature innovative e più sostenibili, riducendo di conseguenza anche il livello di rumorosità, il rischio infortunistico e quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Possono accedere ai finanziamenti tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e gli enti del terzo settore, ma limitatamente all'asse di finanziamento 2. Infatti, nello specifico, sono previsti 5 assi di finanziamento: progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti per la riduzione del rischio di movimentazione manuale di carichi, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Per gli assi 1, 2 e 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 130.000 euro. Non ci sono limiti di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per quanto riguarda l'asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto deve essere compreso tra un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro. Ed infine, per l'asse 5, è previsto un finanziamento nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per giovani agricoltori. Le domande dovranno essere compilate e trasmesse in modalità telematica attraverso il portale INAIL, ma al momento non sono state fatte ulteriori precisazioni. INAIL comunque fa sapere però che entro il 21 febbraio verrà comunicata la data di apertura e chiusura delle domande. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.